Buonasera dal TG1. A Camp David il presidente Bush continua a studiare con i suoi collaboratori i piani militari. Sotto i riflettori c'è sempre l'Afghanistan, dove si nasconde Osama Bin Laden, ritenuto il responsabile dei massacri in America. E proprio su questo fronte si sta muovendo il Pakistan, che domani cercherà di convincere i talebani a consegnare il miliardario saudita. L'iniziativa è seguita con grande attenzione dalle diplomazie, anche se la macchina militare è già in movimento. La Russia oggi ha messo in stato di allerta una divisione motorizzata schierata in Tagikistan al confine proprio con l'Afghanistan. Ne parleremo, ma adesso andiamo negli Stati Uniti, dove oggi ha parlato anche il vicepresidente Cheney. A New York c'è Giulio Borrelli. Sì, Bush oggi è ancora a Camp David, a pochi chilometri da Washington, assieme ai suoi più stretti collaboratori. Stamane è andata a messa e fino a questo momento, da qui sono da poco passate le 2 del pomeriggio, non ha parlato. Stamane, dovremo adesso vederlo, ha parlato invece, eccolo, il vicepresidente Dick Cheney, e lo ha fatto con un'intervista alla rete televisiva NBC. Cheney dice che probabilmente l'altro obiettivo che i terroristi volevano colpire a Washington, oltre il Pentagono, era Capitol Hill, il Parlamento degli Stati Uniti. Il palazzo è più visibile per chi vola su Washington da nord-est, come facevano i dirottatori. La Casa Bianca invece era un po' nascosta, meno visibile. Ci vorranno probabilmente anni, sottolinea Cheney, per colpire i santuari del terrore. C'è Bin Laden, il principe del terrorismo islamico, dietro i massacri di New York e di Washington, l'America ne è certa. L'organizzazione di Bin Laden è un'ampia rete terroristica che agisce in stretto contatto anche con la Jihad islamica e altri gruppi. Contro i santuari del terrorismo, gli Stati Uniti stanno lanciando una campagna militare, una campagna diversa dal passato, che richiederà tempo e pazienza. Lo ricorda anche oggi il capo della diplomazia americana, Colin Powell. Questa volta l'attacco prevede che, oltre a navi aerei, scendano in campo anche paracadutisti, incursori, truppe di terra. Sarà una ricerca a tappeto in più paesi, non solo in Afghanistan. Una caccia all'uomo e alle basi del terrorismo. A più riprese dovremo ricorrere, lo vedete, afferma il ministro della difesa Donald Rumsfeld, a tecniche non convenzionali. Un'azione militare faticosa dunque, che richiederà altri sacrifici. Il governo sta preparando l'opinione pubblica a uno scontro che non ha precedenti nella storia americana. Si capisce allora anche perché ci vorrà ancora un po' di tempo prima di sferrare il primo colpo. Sassoli. Lo dicevamo, Bin Laden dunque è sempre più nel mirino degli Stati Uniti, anche se lui continua a negare ogni responsabilità per gli attentati di New York. Oggi il governo pakistano ha chiesto ai talebani di consegnare lo sceicco terrorista, ma in Pakistan cresce anche la protesta contro l'Occidente. Tiziana Ferrario è collegata da Islamabad. Tiziana. Sì, infatti l'attenzione qui è puntata proprio su questa iniziativa del Pakistan. Domani una delegazione ad alto livello si incontrerà in Afghanistan con il Mullah Omar, che è il leader spirituale dei talebani, e con lui e alcuni ministri del governo talebano parlerà di questa possibile consegna di Bin Laden. Difficile consegna, perché già oggi i talebani hanno rinnovato il loro sostegno a Bin Laden, il quale, come avete detto, ha negato ancora alcuna responsabilità negli attentati di New York. Bin Laden e i talebani dicono: dimostrate la colpevolezza dello sceicco saudita. Ci sarebbe anche un ultimatum che il Pakistan darebbe ai talebani, 3 giorni, però su questo non c'è alcuna conferma ufficiale. Intanto, a sostegno di Bin Laden, qui in Pakistan, a Rawalpindi, a Peshawar, sono scesi gli studenti delle scuole coraniche. Avevano cartelli nelle immagini, vedete le immagini girate da Paolo Carpi, avevano cartelli che osannavano Bin Laden ed erano contro gli Stati Uniti e contro Israele. Nessun sostegno morale all'America, dicevano. Insomma, la giunta militare presieduta dal generale Musharraf si trova in mezzo a due fuochi: da una parte ci sono gli Stati Uniti, che hanno delle richieste ben precise, dall'altra ci sono i partiti religiosi, che hanno anche un grande sostegno tra la popolazione. Oggi Musharraf ha trascorso la giornata incontrando proprio tutti i leader religiosi, che hanno ribadito la loro contrarietà a concedere qualsiasi uso del territorio, dello spazio aereo o anche solo dare rifornimenti agli Stati Uniti. C'è anche la notizia, peraltro anche questa non confermata, che il Pakistan avrebbe congelato tutti i beni dei talebani sul
suo territorio. E proprio secondo quanto anche detto da Powell, nei prossimi giorni è attesa qui in Pakistan una delegazione militare americana che dovrà mettere a punto proprio i termini della cooperazione tra Pakistan e Stati Uniti in caso di un attacco militare. È tutto. Le truppe russe sono in stato di allerta nel Tagikistan al confine con l'Afghanistan. 20.000 uomini sono pronti al combattimento, hanno dichiarato le autorità militari di Mosca. Ieri il ministro degli esteri Ivanov si era detto favorevole ad una rappresaglia internazionale contro Bin Laden. Ma sentiamo da Mosca Sergio Canciani. Dalla solidarietà politica a quella militare, seppur con prudenza, ma intanto truppe corazzate russe schierate lungo la frontiera con l'Afghanistan hanno ricevuto ordine di preparare piani di marcia e di far muovere i radar a copertura dei cieli sospetti. Qui siamo in Tagikistan, in Asia centrale, la trappola afghana è al di là del confine lungo 1200 chilometri. Se le colpe dell'Afghanistan saranno provate, il bersaglio da colpire certo, Mosca potrebbe aprire le sue basi in funzione di appoggio ad un'azione punitiva America-NATO. A Mosca anche il Parlamento è pronto a sostenere in questo senso il presidente Putin, sebbene nel dichiarato timore che un colpo fallito contro le basi terroristiche possa poi ritorcersi contro la sicurezza di tutta la comunità internazionale. Comunque niente illusioni, dice l'anziano ma espertissimo generale Goreyev, Bin Laden non sarà ad aspettarvi nel deserto ma sparirà confondendosi tra la popolazione inerme che sfrutterà come suo personale scudo umano. E torniamo a New York, fra le macerie delle torri gemelle dove si continua a scavare. Le persone che mancano all'appello sono ancora 5.097, ha detto il sindaco di New York Giuliani. A Manhattan c'è Lilly Gruber. Sì, Davide, la parola d'ordine oggi per tutti a New York è la vita continua. E poco fa in un messaggio televisivo il sindaco Giuliani ha invitato i suoi cittadini a non lasciarsi piegare dalla terribile tragedia, dai terribili eventi di questi giorni, a continuare a guardare avanti con fiducia, anche perché ha detto New York è più forte e più unita di prima. Giuliani ha anche detto che la speranza di trovare qualcuno vivo sotto la montagna di macerie c'è sempre, ma ha aggiunto che la realtà è che da mercoledì non si è più trovato nessuno, ma finché c'è speranza, sottolineato, si continuerà a cercare e a scavare. Vi ricordo che in tutto sono state salvate solo 5 persone. Il numero dei dispersi è ora salito a 5.097, come dicevi tu prima in studio, 180 i cadaveri recuperati, 115 quelli identificati, i soccorritori e vigili del fuoco sono ormai esausti ma continuano a lavorare giorno e notte ormai da 6 giorni. Ora c'è il rischio anche che un generatore di corrente sepolto dai detriti possa scoppiare e liberare così fumi tossici. Ci sono ancora piccoli incendi, piccoli focolai perché l'acciaio col quale erano state costruite le torri gemelle continuano a bruciare ad una temperatura altissima di 1000 gradi. Delle 450.000 tonnellate di macerie i soccorritori ne hanno spostate sinora solo 22.000 caricate su oltre 2.000 camion e mentre tutto il mondo aspetta con ansia la riapertura di Wall Street domattina come segnale fondamentale per un ritorno alla normalità, si cominciano anche a fare i conti con le conseguenze economiche di questa tragedia, un dato per tutti, per le assicurazioni si profila il disastro più costoso della storia, pensate che secondo le stime si parla di risarcimenti per 65.000 miliardi di lire, ma torniamo ai dispersi, oggi il dato ufficiale sugli italiani è che sarebbero 57, ma i dettagli ce li racconta Pino Scaccia in questo servizio. Nella prima domenica dopo l'Apocalisse, questa New York è soprattutto il giorno della preghiera. Tutte le chiese americane di tutte le religioni sono oggi stracolme di fedeli, come qui nella cattedrale di St. Patrick, la più grande chiesa cattolica sulla Quinta Avenue. Il dubbio spesso è peggiore della morte, ricorda il prete dall'altare. Dunque pregate per chi è morto e per chi non si ritrova. Secondo le ultime cifre ufficiali, i dispersi sono 4.972, 57 gli italiani. 5 fra gli iscritti nella lista del consolato si sono infatti presentati nelle ultime ore. Tutta New York prega ininterrottamente, dovunque, ormai da giorni, per le vittime e per la pace. A Union Square, dove arriva denso, avvelenato e angosciante il fumo delle rovine, ogni notte ci si raccoglie intorno a quello che hanno chiamato il muro della speranza. Anche qui biglietti, foto e appunti attaccati dappertutto. La madre di Michelle Scarpetta, 26 anni, chiede aiuto. Lei stava al 95° piano, qualcuno l'ha vista? E chi ha visto un'altra ragazza, Giovanna Cambale, detta Jenny? Lei stava più su, al piano numero 105, la speranza. Tra fiaccole e lacrime, anche balli di una forza struggente contro tutte le violenze.
ma soprattutto canti, disperati che invocano la pace. Si prega per chi non c'è più, ma soprattutto per chi resta, per il futuro del mondo. E le indagini continuano ed emergono anche nuovi particolari. La CIA aveva un elenco di sospettati, ma aveva perso le tracce delle persone indicate. Quando è scattata la caccia era ormai troppo tardi, così i terroristi avrebbero vissuto indisturbati in America, spostandosi da uno stato all'altro. Oggi comunque c'è stato un altro arresto nel New Jersey. Il punto sulle indagini da Elisa Ansaldo. Niente donne, niente alcol, niente droga, discreto, educato, pagava in contanti. Due soli errori ci sono nella vita in America di Mohamed Atta, il pilota kamikaze del primo aereo, una multa e una mancata riconsegna di 3 film a noleggio, uno era un cartone animato. Eppure Atta era già nella lista dei sospettati dei servizi segreti, da agosto, quando poi se ne sono perse le tracce. Ha lasciato una lettera, sto pianificando la mia morte, sono un martire. Khalid al-Midar, non ci sono sue foto, la CIA lo aveva addirittura ripreso con una telecamera a Kuala Lumpur, ma nel rapporto c'è scritto, non faceva nulla di sospetto. Ha pilotato l'aereo contro il Pentagono. Abdulaziz al-Omari, un altro dei terroristi, non ci sono sue foto, viveva con moglie e 4 figli in affitto in Vero Beach, in Florida. Di loro dicono i vicini, hanno lasciato in fretta l'appartamento e buttato tutto, mobili e vestiti. Una sola stranezza, ben 12 macchine e alcune le parcheggiavano sul nostro prato. Al-Omari, come Atta, potrebbero addirittura aver ricevuto un addestramento militare in America e altri 2 dei 19 terroristi autori della strage avevano sulla patente l'indirizzo della base navale militare di Pensacola. È cominciato così lo scaricabarile delle responsabilità tra la CIA, il Pentagono, l'FBI e l'antiterrorismo. Chi ha perso le tracce dei sospettati? L'inchiesta va avanti, ma ormai tra le polemiche. Un altro uomo è stato arrestato oggi, Habib Musali, un testimone chiave. E altri 100 sono ricercati. Secondo l'FBI, ancora 30 o 50 squadre di terroristi potrebbero essere a piede libero. E a 5 giorni dall'attacco alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono, la ricostruzione, peraltro ancora parziale, del dirottamento degli aerei pilotati dai kamikaze solleva dubbi e nuove polemiche sull'efficienza del sistema difensivo americano. Il servizio è di Massimo De Angelis. Non appena il fumo delle esplosioni su New York e Washington si è diradato, hanno cominciato ad emergere le prime preoccupate polemiche sull'inefficienza o quantomeno l'inefficacia della difesa aerea degli Stati Uniti. Dal secondo attacco contro le Torri Gemelle di Manhattan a quello contro il Pentagono sono infatti trascorsi ben 35 minuti, senza che ai terroristi fosse contrapposta la benché minima misura di sicurezza o almeno di salvaguardia dei 20.000 dipendenti che lavorano nel gigantesco edificio della difesa. Persino dopo che la Federal Aviation, l'ente dell'aviazione civile, aveva avvertito che uno degli aerei dirottati stava dirigendosi su Washington, al Pentagono non scattò l'allarme. Furono evacuati soltanto Casa Bianca e Parlamento. Neppure il ministro Rumsfeld, a quanto si dice, era stato informato. I responsabili della sicurezza temevano l'esplosione di una bomba nascosta nel parcheggio. Solo un'ora dopo l'attentato di New York, secondo voci non ancora confermate, 2 caccia militari riuscirono a intercettare il 4° aereo, precipitato poi nei dintorni di Pittsburgh. Non è ancora chiaro se per l'eroico ammutinamento dei passeggeri o perché è abbattuto. Non sembrano essere andate meglio le operazioni di controllo del traffico aereo. Dai colloqui registrati da una torre sembra infatti che un controllore abbia chiesto al comandante del volo United 175, prima che anche questo aereo fosse a sua volta dirottato, di individuare in cielo il volo American Airlines numero 11, destinato a schiantarsi per primo contro le Twin Towers. Il pilota della United confermò di aver visto il collega volare fuori della propria rotta. Poi venne a sua volta sopraffatto dai terroristi e il proprio aereo esplose contro la seconda torre. E come il presidente Bush, anche il primo ministro britannico Blair ha parlato apertamente di guerra e ha detto che le truppe di Londra saranno al fianco di quelle americane. Intanto Scotland Yard è al lavoro per scovare gli uomini di Bin Laden, come ci racconta da Londra Marco Varvello. Uno dei conti bancari attribuiti al gruppo di Bin Laden era presso questa filiale londinese della Barclays Bank, nella centralissima Notting Hill. Era intestato a Khalil al-Fawaz, arrestato dopo gli attentati contro le ambasciate americane in Kenya e Tanzania. Attende ancora l'estradizione, ma le indagini ne hanno nel frattempo ricostruito i movimenti finanziari, i fax spediti a Londra dalla base di Bin Laden in Sudan, i tabulati delle telefonate. La Barclays Bank ha commentato soltanto di avere sempre applicato le norme antiriciclaggio e antiterrorismo. D'altronde le democrazie occidentali devono fare i conti con queste ed altre contraddizioni.
Furiose polemiche sull'ospitalità inglese ad attivisti islamici fondamentalisti. Solo da gennaio 16 presunti terroristi legati a Bin Laden sono stati arrestati in Gran Bretagna, ma qui vivono altre decine di sospetti, di cui almeno 9 paesi chiedono invano da anni l'estradizione. Non sono tempi facili per gli islamici inglesi, lo si capisce la domenica pomeriggio allo Speaker's Corner, l'angolo degli oratori di Hyde Park, oggi frequentato come non mai. Più folla del solito dunque, ma tra tanti predicatori oggi non ci sono i sostenitori della Guerra Santa. In questo tradizionale angolo di libertà di parola, oggi davvero non c'è nulla di pittoresco, soltanto tanta polizia, tanta tensione. Solo stelle e strisce, l'unico a indossare la keffiyeh è un inglese che chiede moderazione.